Quando parliamo di un ciclo della vita, ci riferiamo a quei processi che cominciano, hanno uno sviluppo e si concludono. La carriera calcistica di Alessandro Altobelli, uno degli attaccanti più forti e prolifici che ha giocato nel nostro torneo, ha una peculiarità, in quanto fa parte di quella cerchia di racconti di calcio che prendono vita in un posto e dopo una serie di giri immensi terminano nel medesimo, dando così quella sfumatura di romantico alla storia, soprattutto quando si conclude con un lieto fine. Altobelli nacque a Sonnino in provincia di Latina il 28 novembre 1955. La sua era una famiglia molto umile. Il papà faceva il muratore e Alessandro dava il suo contributo economico lavorando come garzone in una macelleria. Ma appena finiva il suo turno, correva ad allenarsi, perché il suo sogno era quello di diventare un calciatore professionista. Mosse i primi passi nella Spezia Sonnino e successivamente nel Latina, dove dopo una breve trafila nel settore giovanile, debuttò appena maggiorenne nella prima squadra del team laziale, in Serie C, segnando 7 gol distribuiti in 27 gare. Il tutto attirò l'interesse del Brescia, che non si fece scappare l'occasione per investire sul promettente attaccante proponendogli un accordo triennale. Fu un crocevia decisivo ed importante perché diede inizio alla brillante e scintillante carriera di Spillo, un soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita e che fu inventato dal maestro delle elementari, suo primo allenatore ai tempi della Spes, per la struttura fisica esile ma lungilinea che Alessandro possedeva. Il centroavanti quindi si trasferì in Lombardia, dove confermò e migliorò le sue qualità, disputando per 3 anni di seguito la Serie B, collezionando 76 presenze e 26 reti. Tra le file delle rondinelle conosce Evaristo Beccalossi, con il quale nasce un feeling immediato. Questo bel rapporto d'amicizia si consolida e viene trasbordato anche in campo. I due formano una coppia fiatata e vincente, tanto che entrambi, anche se a distanza di un anno uno dall'altro, verranno acquistati dall'Inter, dove confermeranno tutto quello di buono e spettacolare che avevano profuso con la maglia biancoazzurra. Spillo, nell'estate del 1977, viene ingaggiato dalla società neroazzurra. È l'inizio di un ciclo formidabile per Altobelli, che ora veste la maglia di una delle squadre più prestigiose della nostra penisola. È diventato a tutti gli effetti un calciatore professionista e dopo tanti sacrifici il suo sogno si è finalmente realizzato. Altobelli, proprio nella stagione del debutto, oltre a collezionare 28 presenze e 10 gol in campionato, dimostrando di essere uno dei più prolifici tra i giovani attaccanti del nostro torneo, mise in bacheca il suo primo alloro, la Coppa Italia. Nella finale disputata all'Olimpico di Roma, tra la rete del pareggio di Restelli e quella del milanese Bini, fu sua la firma del temporaneo pareggio. Il 2-1 conclusivo contro il Napoli permise agli interisti di alzare il trofeo al cielo, dopo quasi 40 anni dall'ultima volta. Nell'annata 1978-79 Spillo ritrova il suo gemello Beccalossi e dopo una stagione di assestamento nel campionato successivo, quello del 79-80, sotto la guida tecnica di Eugenio Bersellini, l'Inter si laurea campione d'Italia, con l'attaccante che sfiora l'Amplein, mancando di pochissimo anche la conquista del titolo di capocannoniere, in quanto non basteranno le sue 15 segnature perché proprio al fotofinish verrà preceduto da Roberto Bettega che andrà a bersaglio 16 volte. L'attaccante non ne fa un dramma in quanto dopo solo 3 anni di Inter, Spillo ha già conquistato l'alloro più importante. Altobelli, inoltre, bisse il successo in Coppa Italia nell'edizione 1981-82 con un'altra rete decisiva in finale. Questa volta la vittima designata è il Torino. Dopo il vantaggio del Granata Cuttone, la sfida di ritorno la chiude il centroavanti milanese, in quanto Spillo al 35esimo pareggia, avventandosi come un falco sul cross di Marini, ed il suo stacco imperioso materializza l'1-1, punteggio con cui si chiude la sfida e che è sufficiente per consegnare la 35esima edizione del torneo al team neroazzurro, che mette in bacheca la terza Coppa Italia della sua storia. Un'altra gioia di rilievo per Altobelli, ma quella più importante arriva nell'estate del 1982 e la coglie assieme a Marini, Bordon, Bergomi e Doriali, gli altri 4 compagni di club che rappresentano l'Inter tra le fila della nazionale italiana al Mundiale spagnolo. Spillo diventa campione del mondo, togliendosi l'immensa soddisfazione di segnare in finale contro la Germania il gol del 3-0. Una storia incredibile se si pensa che 10 anni prima il ragazzo era dietro il bancone di una macelleria. Nel torneo targato 1983-84, il bomber neroazzurro impreziosisce il suo score nell'ultima di campionato con un poker, nel corso della sfida contro il Catania. Il portiere siciliano Sorrentino non riesce mai ad opporsi allo scatenato attaccante, che così si laurea miglior marcatore stagionale dell'Inter,
superando proprio quella domenica il compagno di reparto Aldo Serena, riscattando così una stagione un pochino sottotono, chiudendo il campionato a quota 10 reti. 19 maggio 1985, ultima giornata del campionato di Serie A 84-85, la domenica precedente l'Hellas Verona, incredibilmente ma meritatamente, è diventato campione d'Italia. Inter Ascoli non conta nulla per la classifica, ma è importantissima per Altobelli, che vuole aggiudicarsi il titolo di capocannoniere e superare lo juventino Michel Platini, che lo precede di due segnature a quota 17. Il centroavanti interista, contro i marchigiani, realizza due reti, ma il francese, con una punizione delle sue, va a bersaglio all'Olimpico contro la Lazio e il tutto è sufficiente per diventare il miglior marcatore della stagione. È comunque una doppietta molto importante per la punta interista che raggiunge il traguardo delle 99 reti con la maglia nero-azzurra. Nel torneo seguente, quello dell'annata 1985-86, tutti aspettano con ansia che Altobelli vada a bersaglio per raggiungere la fatidica quota 100. Dopo due giornate a secco, alla terza contro l'Avellino, il 22 settembre 1985, per Spillo si materializza un sogno. È un giorno indimenticabile per il ragazzo di Sonnino, in quanto entra di diritto a far parte di una Hall of Fame prestigiosa, quella dei calciatori che sono riusciti a realizzare 100 gol in Serie A e lui li ha griffati tutti con la maglia dell'Inter addosso. Che ho raggiunto un traguardo importante, prima di me l'avevano raggiunto Pruzzo, Pulici e Graziani. Dei giocatori in attività? Sì, dei giocatori in attività. Sono contento per questo traguardo, però ripeto, sono ancora più contento perché l'Inter ha vinto. E il gol numero 200? Ma siamo ancora lontani, però io mi auguro di arrivare più lontano possibile, non come i gol, però magari di vincere qualche scudetto con l'Inter, che è molto più importante. Purtroppo il desiderio del bomber non si tramuterà in realtà. Dal torneo successivo la sua esperienza nero-azzurra gli riserverà solamente tante amarezze, in quanto con l'arrivo al timone dell'Inter del tecnico Giovanni Trapattoni, l'attaccante vivrà una parabola discendente. Comincerà stranamente a perdere il suo smalto sotto porta ed anche dal dischetto. Gli errori iniziano ad arrivare in nazionale contro Malta, due nella stessa gara nel giro di 15 minuti, un record, e proseguono amaramente in campionato. Spillo con grande classe sdrammatizza la situazione mascherando il momento di difficoltà dagli 11 metri. Ma non è mica facile sbagliare 4 rigori di seguito, io ci sono riuscito, adesso sfido qualcuno a superarmi. Il canto del cigno per Altobelli giunge nell'agosto del 1987 in Coppa Italia contro il Catania, una delle vittime preferite dal bomber, come ci insegna la storia. Spillo vive una serata on fire e va a referto con una tripletta, diventando il miglior marcatore di sempre della manifestazione dell'Inter, salendo a 49 gol complessivi, scavalcando anche il leggendario Roberto Bonimba Boninsegna. Sarà l'ultima soddisfazione per l'idolo dei tifosi dell'Internazionale, perché c'è qualcosa che non va ed è evidente. Altobelli nel corso della gestione del trap gioca quasi tutte le partite, ma non segna un granché rispetto ai suoi standard, anche perché tra Spillo e Trapattoni il rapporto è ormai giunto ai minimi termini. Gli screzi aumentano e dalla fine del campionato 1987-88 appare evidente che uno dei due debba cambiare aria, perché vivere un altro torneo in questa maniera sarebbe deleterio per tutto l'ambiente. Le ultime reti che Altobelli metterà a segno con l'Inter saranno quelle con la Sampdoria a San Siro e alla vecchia fiorita di Cesena su rigore. Nel frattempo, in attesa che questa sorta di telenovela termini, Spillo prende parte alla spedizione azzurra come vice Vialli. Agli europei del 1988, disputati in Germania Ovest, concluderà la sua esperienza con la nazionale italiana, segnando la sua ultima rete contro la Danimarca. In estate arriva la notizia bomba che nessuno si aspettava. Altobelli ha accettato la proposta della Juventus che per anni lo ha corteggiato. Incredibile, ma vero. La bandiera nero-azzurra che passa agli acerrimi nemici. Un'operazione di mercato, per certi versi, clamorosa, che non piace però a molti tifosi di entrambe le fazioni. Per gli interisti è il classico pugno nello stomaco, perché si sentono traditi dalla loro bandiera che vestirà i colori della squadra della famiglia Agnelli. Dall'altra parte, invece, i supporter bianconeri sono in subbuglio perché vedono arrivare tra le loro fila un calciatore avanti con l'età, che a 33 anni è riuscito a strappare un ingaggio sostanzioso,
che non ha più nulla da dire perché ha già scritto pagine importanti nell'Inter e nella Nazionale e che quindi è arrivato a Torino per svernare un pochino come fece Boninsegna in precedenza. In mezzo a tutto questo trambusto interviene il presidente juventino Giampiero Boniperti, che non è assolutamente di questo avviso. Anzi, è estremamente convinto della bontà dell'operazione di mercato. Del resto, la società era alla ricerca di un valido ed esperto attaccante per ridare serenità a tutto l'ambiente e soprattutto che potesse far dimenticare al più presto il flop rappresentato dal gallese Ian Rush, che intanto era fuggito in Inghilterra. E quindi i bianconeri hanno colto l'occasione ed individuato nel campione del mondo del 1982 l'uomo giusto da inserire nello scacchiere di Dino Zoff, che tra l'altro ha avallato con entusiasmo questo acquisto, in quanto era ben felice di ritrovare un compagno di nazionale che conosce molto bene e con il quale ha condiviso il mondiale spagnolo. Una punta d'esperienza, con oltre 100 gol all'attivo, abituata a lottare in piazze importanti per obiettivi molto prestigiosi. Il campionato è fermo, in attesa del termine delle Olimpiadi di Seul, e nella pre-season l'attenzione degli appassionati è tutta rivolta sulla Coppa Italia, che fa da apripista alla lunga stagione calcistica targata 88-89. Sandro Altobelli inizia alla grande la sua esperienza in bianconero e segna 7 reti in 3 partite che comprendono 2 triplette. La prima la realizza nel vecchio comunale di Torino contro il Vicenza, presentandosi nel migliore dei modi ai nuovi tifosi, che non si aspettavano una partenza così brillante dell'attaccante. Nel turno successivo Spillo impreziosisce il suo palmarès in casa dell'Atalanta, mettendosi in tasca un altro record attualmente ancora imbattuto, in quanto con la 53esima rete personale si colloca in testa alla classifica di tutti i tempi quale miglior marcatore della Coppa Italia. L'ex Inter fortifica il suo primato a Taranto, portandosi a quota 56, confermando il suo ottimo stato di forma e la sua vena realizzativa, sfoggiando tutte le qualità che lo hanno reso famoso nello stivale nel mondo. Ad ottobre, inoltre, diventa il primo cannoniere italiano nelle coppe europee, avendo scavalcato José Altafini grazie all'autografo firmato nella gara di Coppa UEFA contro i rumeni dell'Hotel Galati. Purtroppo per Altobelli e la Juventus questo inizio roboante non proseguirà nel corso della stagione 1988-89. Mentre l'Inter domenica dopo domenica polverizza record su record, il cammino dei bianconeri è in salita. La squadra non gira e viene stromessa clamorosamente in Coppa Italia dall'Ascoli. In campionato, invece, praticamente fin da subito si allontana mestamente dalla zona scudetto. Spillo trova il gol solamente alla quinta giornata, a Bologna. Ci mette 3 turni per tornare a bersaglio e si ripete in quel di Pisa all'ottava con un gran colpo di classe da fuori area, ma la gente sbuffa perché il suo score è magrissimo. Prima di trascorrere il periodo più nebuloso della sua carriera, Altobelli vive delle emozioni forti, inizialmente ritornando a Milano da avversario, con la maglia bianconera addosso. L'accoglienza che riceve è inaspettata e lo commuove. Spillo Altobelli travolto dai fiori, l'emozione di questa partita con la Juve contro l'Inter. Ma l'emozione, quando c'è un'accoglienza del genere, l'emozione è ancora più grossa. Speriamo che prima della partita mi passa. Successivamente l'ex bandiera interista si regala un pomeriggio importante e finalmente risulta decisivo nel corso del derby della Mole, regalando ai tifosi juventini una gioia di un certo spessore, firmando l'1-0 contro il Toro, con una rete delle sue, da grande predatore dell'area di rigore. Sarà il punto più alto dell'esperienza juventina di Spillo. Infatti, la domenica successiva l'attaccante va ancora in gol in casa della Roma, ma si infortuna al ginocchio. 132 gol, sei un vecchietto da temere tu, eh? Sì, un vecchietto zupparello, però ogni tanto la butta dentro, no? Ogni tanto la butta dentro, questo è molto importante. Da qui in poi dovrà convivere con gli acciacchi, non aggiornerà più il suo tabellino, giocando con il contagocce, collezionando addirittura ben 13 panchine senza mai essere chiamato in causa, una cosa mai accaduta nella sua carriera. Al termine del campionato viene svincolato e rimane senza squadra. Altobelli comunque a 34 anni non è per nulla stanco, ha ancora voglia di giocare, di dire la sua e la pensione può attendere. Accetta la sfida che nell'estate del 1989 gli lancia l'Ascoli, che gli garantisce la Serie A ma soprattutto un posto da titolare. Eugenio Bersellini, il suo vecchio maestro, è al timone dei bianconeri e dopo la salvezza della stagione precedente è ben lieto di ritrovare il suo pupillo, tra l'altro il profilo perfetto da inserire nel trio d'attacco assieme a Svektovic e Casagrande per prendere il posto di Bruno Giordano, che nel frattempo si è trasferito a Bologna.
I supporter del Picchio non vedono l'ora di vederlo all'opera, rinvigoriti dalla conferenza stampa dell'esperto attaccante dopo il rientro della squadra dal ritiro estivo. Fisicamente non ho problemi e mentalmente sto ancora meglio, perché la ritrovata certezza di poter giocare con continuità mi ha restituito tutto l'entusiasmo perduto. So che i tifosi da me si aspettano qualcosa di diverso, magari in più rispetto agli altri. Penso di non deludere nessuno, di far bene anche ad Ascoli. Naturalmente i risultati che questa squadra potrà ottenere non dipendono solo da me, anche se dopo il raduno di Nevegal sono ottimista. Abbiamo lavorato con ottimi risultati e con impegno. Mi trovo perfettamente a mio agio e non vedo l'ora di giocare in tandem con Casagrande. Il nostro affiatamento sarà importantissimo. Che voto darei all'Altobelli di Torino? Una piena sufficienza. Fino a gennaio ho giocato con risultati più che discreti, nonostante la squadra fosse afflitta dagli infortuni cronici e ripetizione dei tre stranieri. Poi, quando finalmente Zavaro, Barros e Laudrup sono rientrati, mi sono fatto male io. Da quel giorno per me non c'è più stato spazio nell'undici iniziale e non mi ritengo giudicabile per l'ultimo scorcio di stagione. Ho scelto l'avventura marchigiana in quanto il giorno successivo alla conclusione del campionato ho ricevuto una telefonata da parte di Bersellini che mi invitava a raggiungerlo. Tutti sanno quanto io gli sia legato, quindi accettare le offerte dell'Ascoli è stato un po' come aiutare un amico. Ho detto subito di sì e sono partito per le ferie senza nemmeno incontrare Rozzi per discutere gli aspetti economici e la durata del contratto. È stato un accordo sulla fiducia, come si fa tra gentiluomini, e non ho mai pensato di recedere alla parola data. Purtroppo per l'Ascoli e i suoi tifosi il contratto rappresenterà un problema. La squadra scende in campo in Coppa Italia, ma Spillo puntualmente va in tribuna perché non ha trovato l'accordo economico con il presidente Rozzi. Questo tira e molla, dura pochissimo ed Altobelli saluta le Marche. Ma nonostante la sua permanenza in squadra sia durata un mesetto scarso circa, il suo ricordo è rimasto impresso per chi lo ha vissuto in prima persona, come ci racconta il suo ex compagno di squadra e di ritiro, il centrocampista Giancarlo Cavaliere. Abbiamo saputo che arrivava Altobelli quando l'abbiamo visto, perché il presidente Rozzi è sempre stato un presidente, calcola che io era il primo anno che arrivavo lì, quindi Rozzi lo conoscevo attraverso la TV, ma sapevo che ogni anno ad Ascoli lui faceva sempre il colpo d'effetto alla fine, quindi portava sempre giocatori di grandissimo nome, non perché non ce ne fossero nello spogliatoio dell'Ascoli, perché io quando arrivai mi ritrovai di fronte Casagrande, Giovannelli, Antonio Sabato, Colantuono, Lorieri, potrei citarne tantissimi altri, però era già tanta roba per me, io ero già assolutamente felice di vedere questi giocatori. Poi quando mi ritrovai Altobelli a un metro da me, campione del mondo, rimasi senza parole. La sensazione di avere Altobelli al mio fianco era un qualcosa di gratificante per me, perché io ero un perfetto sconosciuto, poi riuscii a ritagliarmi 30 partite da titolare, quasi tutte da titolare, e grazie comunque a tutti i consigli dei veterani. Fu per me una buona stagione a livello personale, ovviamente non finì bene, e quindi quando Altobelli è arrivato si inserì subito bene, perché lui, mi ricordo, pensavo di trovare un giocatore un po' altezzoso, sai, campione del mondo, invece lui di un'umiltà unica, umilissimo, è arrivato in punta di piedi quando raccontava dei suoi trascorsi, perché noi glielo chiedevamo, era sempre molto pulito nelle risposte, gentile, mi ricordo, io sempre con i veterani, pur avendo 20 anni, perché mi piaceva rubare tutto ciò che dicevano e immagazzinare. E lui diceva sempre cose interessanti, eravamo tutti sempre intorno a lui e lui ci parlava. Direi che si è inserito benissimo, un punta di piedi. Ma io mi ricordo per quel mese che siamo stati insieme che ogni fine pranzo, perché eravamo in ritiro e quando pranzavamo di solito le squadre le facevano alzare i giocatori per fare questa passeggiata, per digerire velocemente, noi invece con lui, finito il pranzo, rimanevamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora, perché lui raccontava qualsiasi cosa che gli chiedevamo tutti, ed era un fiume in piena, e ci raccontava cose che accadevano in campo e soprattutto fuori, ed aveva questo humor inglese, ci faceva ridere, era molto simpatico, però veramente
me lo ricordo come una persona, un uomo intelligente che quando ti parlava sempre in maniera molto molto umile. Ci siamo resi conto, almeno io, per quello che mi ricordo, che c'era qualcosa che non andava, perché il tempo passava e di lui avevamo firmato tutto il contratto, lui ancora no, quindi ci si informava e quindi le cose si stavano inclinando. Per Rossi, ma era giusto anche pensare così, l'Ascoli era tutto, e quando portava dei giocatori ad Ascoli voleva che ci si accordasse, perché l'Ascoli è a vita, come era giusto che sia. Però evidentemente il presidente era un po' stizzito, forse dal fatto che, credo, presumo che Altobelli non accettasse determinate cose. Queste sono dinamiche che io non conosco. Credo che sia molto probabilmente una questione economica, adesso questo non ne sono sicuro. Però appresi la notizia che non rimase più ad Ascoli, perché sentii poi un'intervista di Rossi che disse... Adesso lo dico in maniera scherzosa, però fu vero, vabbè, accadde questo, dove Rossi disse: boh, Altobelli non rimane più ad Ascoli, tanto era un po' arrabbiato, non ha bisogno di soldi, tanto lui è la Ferrari. Effettivamente c'aveva una bella macchina. Ma direi che per un campione del mondo del calibro di Altobelli le responsabilità fanno ridere. Lui si sarebbe preso tutte le responsabilità, così come ci ha dimostrato in quel mese lì. Era un campione dentro e fuori dal campo, quindi sotto questo aspetto qui penso proprio che non ci fossero dei problemi. I problemi forse sicuramente erano più su un accordo economico. Ma se incise sulla nostra salvezza o meno, purtroppo quell'anno andò male, retrocedemmo. Non so, solo Dio lo sa se c'era Altobelli o meno. Arrivò Garlini, sicuramente non fece bene, ma non fece bene tutta la squadra. Quell'anno fu un anno molto molto sfortunato. Quando andò via Altobelli, io posso parlare per me, rimasi molto molto male, perché per me Spillo era fonte di ispirazione. Ripeto, avere accanto un campione del mondo non è da tutti i giorni. Io con grandissimo orgoglio posso dire di aver giocato con Altobelli, anche se solo per un mese, però ci ho giocato. Pochissimi giorni dopo aver salutato le Marche, Altobelli firma a sorpresa con il Brescia, decide quindi di tornare a casa e di scendere in Serie B, dichiarandosi comunque felicissimo per l'opportunità ricevuta. Per 2 settimane l'avvocato Canovi ha atteso di poter incontrare Rozzi per discutere il mio contratto. Non ne facevo una questione di quattrini. L'Ascoli mi aveva spalancato la porta dopo l'addio alla Juve e l'idea di ritrovare Bersellini, l'uomo che mi ha aiutato a maturare e non soltanto come calciatore, mi era sembrata bellissima. Con lui ho vinto uno scudetto a Milano. Credo che la salvezza con l'Ascoli avrebbe avuto per noi lo stesso significato. Poi, magari, avrei chiuso la carriera senza problemi. All'Ascoli sono comunque grato. Con Bersellini avevo cominciato gli allenamenti alla grande, mi sentivo motivato, però c'era qualcosa che non mi andava. Nel senso che Rozzi mi dava l'impressione di tergiversare ogni volta che si affrontava il problema del contratto. E allora ho preferito chiudere io la trattativa, senza problemi. Il Brescia ha sempre rappresentato tante cose per me. Sarei stato un pazzo a rifiutare un'opportunità come questa. Un tesseramento lampo che va a buon fine giusto in tempo per permettere ad Altobelli di scendere in campo la terza giornata a Rigamonti nel big match contro il Torino. Il suo è un debutto da stella Michelin, gli bastano 30 minuti per andare in gol alla sua maniera. Miglior ritorno a casa dopo 13 anni di onorata e gratificante carriera non poteva esserci. Ma quello che mi fa più piacere è riuscire a dare una mano a questa squadra, a questa città, perché vogliamo fare insieme delle cose interessanti. Io mi auguro di riuscirci. I tifosi si stropicciano gli occhi e si godono il guizzo del figlio al prodigo, anche se poi la partita terminerà in pareggio, con Spillo che sfiorerà la doppietta in più di un'occasione. Le rondinelle, trascinate dal loro attaccante, vincono anche a Messina 2-0, dove l'ex bomber dell'Inter scrive nuovamente il suo nome nel tabellino.
Dopo la vittoria contro il Licata, il cammino dei biancoazzurri è tutto sommato discreto. Le prestazioni di Altobelli sotto rete però non sono quelle di un tempo, ma il capitano comunque offre sempre il suo apporto di generosità ed esperienza in campo. All'undicesima giornata contro il Foggia, grazie alle marcature di Corini su rigore e di Altobelli, il team guidato dal duo Varrella-Cozzi si porta a 4 lunghezze dalla vetta. Il proseguo del campionato però non coincide con le premesse iniziali e ben presto i sogni di gloria rimangono chiusi nel cassetto. Il Brescia resterà all'asciutto di vittorie per quasi 3 mesi dopo l'ultimo successo contro il Barletta per 4-0 a fine dicembre 89, mentre Altobelli ritrova il gol l'11 marzo del 1990 nella sfida interna contro la Regina, ovvero 4 mesi dopo l'ultima marcatura rifilata al Foggia. Il Brescia, giornata dopo giornata, scivola pericolosamente verso i bassi fondi della classifica e serve assolutamente un successo per dare un'accelerata al ruolino di marcia delle rondinelle, in modo da scongiurare eventuali problemi e trovarsi inguaiati nella lotta a salvezza. Lo sliding door della stagione giunge alla 31esima giornata e finalmente, dopo 4 mesi e mezzo, i bresciani conquistano l'intero bottino contro la Triestina, grazie al loro uomo più rappresentativo, Alessandro Altobelli, che torna ad esultare, regalando al suo pubblico un gesto tecnico notevole. A 34 anni suonati, come un ragazzino vola in cielo e con una rovesciata che è semplicemente poesia in movimento, mette la sfera alle spalle del portiere Giuliano Biato a 18 minuti dalla conclusione. 1-0 che significa vittoria per le rondinelle e gol numero 299 in carriera per l'attaccante. Nel frattempo Altobelli alla quart'ultima contro la Reggiana si è infortunato ed è stato costretto a saltare le gare con Cosenza e Barletta che hanno decretato la matematica salvezza del team lombardo. Raggiunta la permanenza in cadetteria, l'attaccante annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Brescia-Padova sarà quindi la partita del commiato che concluderà la carriera di uno dei bomber più prolifici degli anni 80. C'è ancora un obiettivo da raggiungere per Spillo, il gol numero 300 in carriera. Il 3 giugno 1990 sarà una data che entrerà di diritto nella storia del calcio italiano e lo stadio Rigamonti sarà il teatro di questo classico romanzo pallonaro. Alessandro Altobelli, da buon protagonista, non si lascia scappare l'occasione di tagliare l'ennesimo ed ultimo traguardo della sua sfavillante carriera, stravolgendo il risultato con una doppietta che ribalta lo svantaggio iniziale. Dopo aver fatto 300, l'attaccante fa 301 ed il 2-1 sui padovani coincide con le ultime esultanze da calciatore dello Spillo nazionale. Si spengono le luci, lo spettacolo è finito e per Altobelli cala il sipario esattamente dove si era aperto nel 1974, nella città che lo ha lanciato calcisticamente, ma che soprattutto gli ha voluto bene fin da subito, coccolandolo, quando era un giovane, che da lì era partito verso Milano con una valigia piena di sogni e di speranze. È rientrato alla base dopo 13 anni, trovando ancora l'affetto della sua gente, gli stessi che hanno visto andar via un ragazzino che con il tempo si è fatto uomo e ha coronato il suo sogno, affermandosi nel mondo del calcio nazionale ed internazionale, e che in fondo al cuore aveva ancora qualcosa da dire per quella maglia biancoazzurra, come segno di profonda gratitudine. 3 giugno 1990, Spillo saluta tutti nel modo più bello, nel posto giusto, al momento giusto. Nessuna lacrima, ma tanta, tanta emozione, e non solo per lui. Altobelli dice addio al mondo del calcio giocato, a modo suo, in punta di piedi, quasi in silenzio, ma con una gioia immensa nel cuore che lo accompagnerà per sempre, quella di essere riuscito a chiudere il suo percorso con un punto esclamativo molto importante, regalare la salvezza e le sue ultime prodezze al popolo bresciano. Del resto, si ritorna sempre dove si è stati bene e Altobelli lo ha fatto, per concludere nel miglior modo possibile, con un sorriso, il suo lungo viaggio.